Bene, buongiorno. Siamo qui a Politicamente Scorretto con Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera. Buongiorno, Don Luigi. Buongiorno a tutti. E ricordiamo appunto Libera Rete Antimafia che si sta occupando dell'appello, l'appello popolare per andare, diciamo, dare un segnale politico che in senso inverso rispetto alla vendita dei beni confiscati. Il motivo di questo appello, Don Luigi Ciotti? Beh, non è un appello, non è solo un appello, è andare a ribadire lo spirito fondamentale di quei milioni di firme raccolte nel 95-96 per avere una legge, confiscare i beni ai mafiosi e l'uso sociale di questi beni. E a ribadire lo spirito con cui è nata nell'82, anche col sacrificio della vita di Pio La Torre, quella legge Regnone La Torre che affermava per la prima volta che cos'è sostanzialmente la mafia, le mafie, ma anche il sottolineare con forza che è fondamentale sottrarre quel potere che passa attraverso il potere del denaro, il controllo del territorio, il fare affari, e per fare affari non si è guardato mai in faccia a nessuno, purtroppo con molta violenza, anche con molte morti. Pio La Torre, 4 mesi prima di vedere la luce la sua legge che affermava questi principi, è stato ucciso. Allora quel sogno e quell'impegno di quei milioni di cittadini che hanno voluto fortemente una legge che confisca, che destini, che vengono utilizzati quei beni, è importante e fondamentale. Oggi improvvisamente viene fatto un emendamento perché c'è una crisi economica nel paese, bisogna fare cassa, bisogna trovare denaro per la giustizia, per il Ministero degli Interni, bisogna trovare il sistema di riequilibrare le sorti di questo nostro paese e allora tutto diventa merce, tutto diventa mercato. E quel principio e quei valori e quelle sottolineature vengono messe in discussione. Perché l'annuncio è che 3.000 beni non sono utilizzati e questi beni che non riescono a essere utilizzati vadano pure in vendita, vadano all'asta. Certo ci sarà un controllo delle prefetture per valutare che chi va ad acquistare abbia tutte le garanzie, però io credo che sia il buon senso che ci dice che non è così perché avere liquidità sono giri criminali e mafiosi, lo scudo fiscale ha favorito, scudo bucato, favorito rientro di molti capitali, non solo di uomini potenti e apparentemente rassicuranti, rassicurati, ma anche chi nel gioco criminale è investito all'estero può riportare, come lo dichiarano i magistrati, lo dichiarano le persone che hanno quella competenza e quella professionalità, tanto denaro liquido, quindi i primi che certamente parteciperanno a queste aste saranno loro. Ci garantiscono che così non sarà possibile, la storia però ci ha confermato sempre la loro forza, la loro capacità di cercare prestanomi, figure diverse, facce d'angelo, per poter risalire e arrivare a questo. Tanto è vero che proprio in questi giorni è stata fatta un'operazione eccellente della Polizia di Stato che ha arrestato una serie di personaggi incensurati, con la faccia d'angelo, super garantiti, in mano ai grandi boss della Camorra che andavano alle aste giudiziarie a comprare beni. Allora, insomma, non è la fantasia di qualcuno, non bastano queste garanzie, ma c'è di più. Cosa sono questi 3.000 beni non utilizzati? Allora uno va a analizzare e scopre che il 36% di questi beni sono sotto ipoteca bancaria, quindi le banche dicono: io ho dato il mutuo a quel signore, ho dato il mutuo a quell'altro personaggio, quel bene se non mi pagate il mutuo è mio e se non me lo pagate io gestirò, rivendicherò la mia quota, la mia parte. Quindi saranno le banche stesse che già in questi anni hanno mandato all'asta alcuni di questi beni. Primo, 36%. Un circa 30% sono occupati dagli stessi mafiosi o prestanomi vari i beni e poi c'è una quota che è divisa con altri perché le mafie di grande capacità, di grande intelligenza, magari il mafioso ha detto questo è il palazzo è tutto mio, a te
con l'affitto usa pure quell'appartamento, in testa all'altro appartamento, all'altro signore, in testa all'altro appartamento. In quanto succede qualche cosa, io c'ho solo un appartamento, in realtà ho tutto il palazzo, ma ho fatto un accordo con altri perché il frazionamento ha anche altri volti, altre responsabilità. Ma c'è un elemento ancora più forte, che dal momento che è passata la legge, che Libera ha voluto, raccogliendo con milioni di firme, guarda caso non c'è un mafioso che da quel momento è intestato a sé un bene. Allora bisogna trovare gli strumenti per risalire ai prestanomi, a queste facce d'angelo, ai nuovi tecnicismi e meccanismi che si sono costruiti e realizzati. È per questo che noi chiediamo un'agenzia nazionale. Un'agenzia nazionale che segue il sequestro, la confisca, che lavori con la magistratura, che segue per competenza, ci sono poi magistrati più addetti a fare questo, e poi l'utilizzo di questi beni, il reperimento dei fondi per creare le condizioni perché possono essere reperiti. 539 di questi beni destinati sono andati agli enti comunali, alle strutture di polizia, alle forze dell'ordine, eccetera. Una parte dei comuni, solo 150 sono date alle associazioni. Attenzione che sembra quasi che le associazioni, ho sentito dei giudizi pesanti in questi giorni, ma cosa vogliono questi gruppi, associazioni, cooperative? Perché noi non metteremo mai in discussione l'uso sociale, ma sono quelli che non possono essere utilizzati, no. Creiamo le condizioni di creare tutti i criteri perché possono essere utilizzati, poi ci possono essere delle eccezioni. Ma un principio resta chiaro, che questi non sono beni esclusivi, ma devono essere beni condivisi. Questo è il grande principio, che sono delle eccezioni ma che non diventi la regola. E soprattutto c'è una dimensione etica culturale che non può essere messa nel cassetto perché è un segnale ai mafiosi, ma questo segnale ai mafiosi si sta ripetendo abilmente in questi giorni, perché c'è un pappello, diciamo così, che non è scritto, ma è fatto di alcuni passaggi. Le intercettazioni telefoniche e la riduzione di certi meccanismi è un segnale che piacciono a qualcuno. Secondo, nel pacchetto sicurezza si è fatto l'inasprimento giusto, corretto per i commissariamenti dei comuni per infiltrazioni mafiose, con allargamento anche a funzionari che possono essere corrotti, non solo al segmento politico in senso stretto, però a fondi, a fondi, nonostante che un bravo prefetto abbia consegnato delle ottime relazioni, lì non si è fatto questo, per altri giochi e per altri interessi. E lo scudo fiscale, con questo ritorno dei grandi capitali che erano denaro sporco, che è diventato ben riciclato, ben pulito e quindi tanta liquidità con tutto quello che comporta, è un altro segnale su cui uno dovrà pure interrogarsi. E questo altro segnale, questi beni mettiamoli pure in vendita. E allora dico no, signori, stiamo attenti. Io credo che a sfregarsi le mani, perché sono segnali che incoraggiano i mafiosi, che sono delle aperture in un momento in cui invece, oggi più che mai, ci vuole chiarezza, fermezza, coerenza, credibilità e continuità.